Daniele ci segue, viene, sa che ha portato anche, ci ha fatto conoscere ad esempio altri personaggi come Daniela Samperi, e vi ricordo che il 7, il 14 e il 21 Daniela Samperi e non solo saranno tutte donne presenti alla Sala Friuli per un concerto, per tre concerti distinti di beneficenza. Il primo, il 7, domenica prossima, verterà su quello che le donne non si dicono, ci sono canzoni bellissime di Nina Patti Bravo, Aretha Franklin, insomma tantissimi cantanti, è molto belle e sono brave anche loro, quindi la sera, se qualcuno la domenica vuole andare a sentire un po' di canzoni buone, cantate anche bene, perché Daniela canta bene, Daniele, insomma, il nome è capito, e sa per ci mandare. Può darsi anche che capiti, perché ha promesso che non scappa di me la faceva. Allora, la salute è prima di tutto, è vero, perché se c'hai soldi, non c'è la salute, te la sbaglio, magari ti curi, però se la salute è buona, arrivare è inutile. Ci ho spiegato un pochino come nasce, dicevo, di anzi di studio. Grazie Paolo, grazie ai cittadini e agli ospiti autorevoli qui presenti in sala. Io mi presento, sono il dottor Generoso Petrillo, sono assistente sociale di libero professionista, mi occupo di formazione e di progettazione di comunità. Da dove nasce l'idea del centro salute? Il centro salute è uno studio in co-working, cioè in condivisione tra me e la dottoressa Roy, che si occupa di psicoterapia, e insieme condividiamo, oltre che un ambiente fisico, una sede fisica, dove svolgiamo anche le nostre pratiche di lavoro singolarmente, la nostra anche presa in carico integrata. Cosa voglio dire? Qui mi aggancio al termine salute. Quando pensiamo ai termini di salute, dobbiamo pensare in termini di complessità. La salute non è solo assenza di malattia, la salute non è solo sanità, se vogliamo individuare un ambito, che è un ambito di intervento. La salute è fatta da determinanti, i famosi determinanti di salute che sono stati decretati dalla prima conferenza internazionale in materia di salute, che è la Carta di Ottawa del 1986, dove per determinanti di salute cosa si intende? Molto semplicemente, cioè dei criteri scientificamente dati che determinano il livello di salute di una popolazione e di un territorio, di una comunità, dove diciamo gli agenti di cambiamento, i professionisti dell'aiuto, come i psicologi, i psicoterapeuti, i medici, gli infermieri, gli assistenti sociali e via discorrendo, si occupano insieme di programmare il benessere comunitario. E infatti tra i determinanti di salute troviamo appunto i fattori socio-economici, gli stili di vita, l'ambiente, l'accesso ai servizi in termini di uguaglianza, okay? Di equità e giustizia sociale. E ecco perché dico che parlare di salute vuol dire ragionare in termini complessi e tradotto in senso pratico, con la collega qui presente, la dottoressa Roy, abbiamo pensato di investire in questa filosofia, in questa operatività di intervento, dal momento in cui, apro e chiudo parentesi, l'assistente sociale, e qui parlo di me nello specifico, non è solo colui che eroga prestazioni all'interno di un ufficio sommesso da carte e documenti vari, nel modo più, come dire, classicamente inteso, forse anche clericale come lo era nell'Ottocento, quindi prestazioni economiche e assistenza puramente passiva. Ecco. Assistenza sociale. Esatto. Il nome è quello. Esatto, lo so, ma è purtroppo sbagliato anche nei termini con cui siamo stati concepiti, purtroppo. Perché ci occupiamo di come dire, realizzare il cambiamento, siamo attori professionali chiamati in causa alla realizzazione del cambiamento. E nello specifico, ecco, come libero professionista, con la collega qui presente, abbiamo deciso di come dire, declinare una serie di progetti di comunità. Nello specifico
i progetti pronti ai nastri di partenza riguardano, poi la collega approfondirà per quanto riguarda le sue competenze, un progetto sullo psicoturismo per adulti che è stato pensato ad hoc per... Dirli tutti, perché esatto. Si entra mai dopo nelle Esatto, va bene, sì. Lo psicoturismo, quindi un turismo sociale pensato per gli adulti, intrattenere quindi gli adulti in termini di salute, poi dopo lo spiegheremo, e il laboratorio che vedete sul manifesto che abbiamo posto lì, che è il progetto Accento Vivo, e cioè laboratori di riabilitazione e stimolazione cognitiva per gli anziani attivi. Al momento presso il nostro studio, presso il Centro Salute, svolgiamo anche attività consultoriale per adolescenti, per coppie e famiglie in difficoltà. Chiaramente, qui faccio un brevissimo chiarimento, è chiaro che da noi, o soprattutto dall'assistente sociale libero professionista, non si rivolge l'utente mediamente inteso, che è colui che versa in uno status di povertà materiale o socio-economica, così come lo vogliamo chiamare. Ma con questo cosa voglio anche specificare? Che per povertà, come per salute, cioè se per la salute non intendiamo solo l'assenza di malattia, per povertà, ragionando anche in termini complessi, non dobbiamo solo intendere la mancanza di risorse economiche, ma leggerla come un disagio complesso. Questa è l'introduzione. Sì. Sentiamo anche la